Ecco, Peppe Aquilino, un grande di eccellenza, noi non ci scordiamo mai di dirlo. Mitico è stato il rigore della finale di Coppa Italia, adesso quest'anno lo ritroviamo con la Palmese. Un inizio di campionato brillante, un 3-1 tondo contro una gallicese, tutto sommato una buona squadra. Sì, indubbiamente era importante iniziare col piede giusto. Abbiamo fatto bene, era una partita importante perché, come si dice in gergo, chi parte bene dopo alla fine si ritrova con qualche punticino in più. Contro una buona Gallicese che da anni che fa questo campionato, bene o male, sempre con lo stesso assetto. E indubbiamente è stata una partita tosta per quanto riguarda il primo tempo. Dopo, nel secondo tempo, siamo stati fortunati a fare il 3-1 e abbiamo gestito bene la partita. E soprattutto nel secondo tempo, quando la Gallicese si è buttata nella bolgia nel tentativo di riaprire il risultato, Aquilino è stato bravo a prendere in mano le redini della situazione. Sì, non solo l'Aquilino, qua c'è una squadra, un lavoro dove il mister durante la settimana prepara tutte le partite in maniera oculata, non lasciando niente al caso. Io faccio la mia parte perché gioco in mezzo al campo e cerco di mettere al servizio magari dei giovani la mia esperienza, dando qualche consiglio anche. E niente, cercare di aiutare la Palmese ad arrivare lontano. Ecco, un gol anche se sul rigore, però a chi lo dedichiamo? Ma indubbiamente è dedicato a mio cognato che è scomparso tragicamente 4 mesi fa, che non dimenticherò Ecco, mai. ricordiamo nome e cognome. Carmelo Loi, il sovrintendente di polizia, che in un tragico incidente, proprio una domenica calcistica, ci ha lasciato con un dolore che dura far andare via. E niente, ho un pensiero sempre per lui e quello che farò è sempre dedicato a lui, senza togliere a nessuno della mia famiglia, magari i miei nipotini, la mia ragazza, senza togliere niente a nessuno, ma ho un ricordo particolare per quanto riguarda lui e non lo dimenticherò mai. E oggi indubbiamente il rigore, ho fatto gol, infatti ho alzato il dito in cielo con una dedica speciale proprio a Carmelo, che è sempre nel mio cuore. Grazie Peppe e un salutone allora a Carmelo Aloi. Ciao Carmelo, da lassù guardaci e pensaci tu per noi.